Buonasera popolo dell'internet e ben ritrovati qui a Pinte di Storia, la divulgazione storica per tutti i palati. Come potete vedere oggi sono da solo, almeno per adesso, perché con me stasera doveva esserci il nostro amico Piero, però è in ritardo, l'abbiamo lasciata qua, quindi magari comincio a parlare io da solo e poi aspettiamo che arriva. Dunque stasera noi parliamo di... un attimo non ho dimenticato di spegnere. Ah, Lupus in Fabula, è il dottor Piero. Io mi trovo ad Amsterdam perché volevo far vedere ai nostri seguaci di YouTube dove è nato l'argomento storico di questa serata. Mi trovo praticamente proprio sotto la statua dell'Etli Verdi, in piazza Scui. Qui praticamente è nato il movimento Provo, ovvero la rivoluzione culturale olandese, del quale parleremo in questa puntata di Pinte di Storia. Però quella che vedo è una birra, sbaglio? Caspita, hai fatto presto a tornare dall'Olanda. Michele, c'è stato un piccolo problema. Sì, Piazza Spui era bella, bellissima. Ma cioè, io ho visto lì la birra. Non potevi fresca, lasciare. Fresca, bella. Non poteva certo stare qui a scaldarsi. No. Sono andato veloce a Schiphol, ho preso l'aereo, basta, sono tornato indietro. Per chi non lo sapesse, Schiphol è l'aeroporto di Amsterdam. Un posto meraviglioso, però la birra è la birra, ragazzi. Perfetto, allora diamoci dentro. Ma voi lo sapete perché la puntata di oggi l'abbiamo chiamata Arancia Meccanica? Giusto, manco io lo so, spiego perché. Allora, ci sono due motivi principali. Il primo è perché appunto le maglie dell'Olanda erano all'epoca e sono ancora oggi arancioni. E fin qua ci siamo. C'è anche la famiglia reale olandese che appunto si chiama gli Orange. Ma c'è un'altra cosa. Nel 1971 Stanley Kubrick gira un meraviglioso film che racconta la violenza di quel periodo ed è un cult, appunto Arancia Meccanica. Non siamo i primi, ci tengo a precisare che non siamo i primi a parlare dell'Olanda, del calcio totale, a dire Arancia e a pensare ad Arancia Meccanica. Non siamo i primi, non saremo gli ultimi probabilmente. Infatti. Vabbè, però parliamo a questo punto proprio brevemente dell'Olanda. Oggigiorno, quando noi si pensa all'Olanda, pensiamo diritti civili, controculture giovanili, la massima libertà di espressione, di stile di vita. Capitale più tollerante d'Europa ad oggi. Esatto. Però tutto questo negli anni 60 era leggermente diverso. Tant'è vero, ma giusto un po', tant'è vero che la maggior parte dei capoccioni dell'Olanda dell'epoca, dei capi di governo, di Stato e vari, erano pensate ex collaborazionisti dei nazisti. Non bisogna fare di tutto un arbon fascio, però. A Londra era presente la regina d'Olanda e tutto il governo olandese, la regina Guglielmina, che è stata una dei personaggi più che hanno detto noi con i nazisti non ci vogliamo stare, meno collaborazionisti, e ha anche obbligato in un certo senso gli olandesi a non collaborare con i nazisti senza riuscirci. Diciamo che li ha tacciati come traditori, sì, tutti i collaborazionisti. Esatto, quindi l'Olanda era proprio un paese in cui c'erano i due estremi, collaborazionisti, sì, e ovviamente chi li combatteva. Quindi da un paese del genere non poteva non nascere un movimento come i Provos, che letteralmente significa i provocatori. Sono nati ad Amsterdam, tu mi spiegavi che ero in piazza Spui, nel 1965. In sostanza, che cos'erano questi provocatori? Sono famosi... questo, loro, la loro caratteristica principale era quella che per i 20 anni dopo la guerra, che cosa succede? Loro non hanno un meccanismo mentale nella loro testa che non gli fa parlare di quello che è successo nei primi anni 40. Rimozione, una rimozione totale della memoria. Quindi i Provos cosa vogliono? Vogliono che
per l'appunto questo meccanismo mentale fosse rimosso. Che santi. E infatti è proprio a questo che loro mirano quando cominciano a riunirsi ad Amsterdam nel 65. È un praticamente movimento che anticipa di parecchi anni, di ben 3 anni, quello che succederà in Francia nel 68. Tant'è vero che quando poi in Francia quei movimenti nasceranno, si può dire che l'Olanda c'era già passata. Io dei Provost mi piace ricordare, oltre che le loro battaglie simboliche come il donare una mela a chi, ai passanti, girare in bici. La mela è un simbolo, certo, così come la bicicletta. Come la bicicletta bianca. E ancora oggi sui canali di Amsterdam le biciclette ce ne sono tantissime. Si può dire che Amsterdam è il luogo principe delle biciclette, in Europa almeno. Però non abbiamo ancora detto quali sono i fondatori di questo movimento. Si trattava ovviamente di giovani dalle tendenze lievemente anarchiche, diciamo, i cui nomi sono ovviamente molto ostici per chi parla una lingua romanza come noi. E infatti me li sono scritti, perdonatemi, però non era proprio, era impossibile per me ricordarli a memoria. I fondatori sono Robert Jasper Grotveld, vedete già questo cognome, Roel van Duin e Rob Stolk. I Provost si fanno notare nella storia d'Olanda, a parte per qualche loro scherzo goliardico in piazza, soprattutto per quello che avvenne il 10 marzo del 1966, ovvero quando accolsero il corteo nuziale della principessina d'Olanda con petardi, diciamo botti degni di Capodanno, perché era una contestazione contro il neosposo, il marito di questa principessina, che altro non era che un ex Hitlerjugend, cioè un ex... Quindi tu pensi un pochino com'era la situazione. Tra l'altro Olanda, esatto, e Germania sono molto vicine, sono anche molto legate storicamente, sì, esatto. Però diciamo a questi ragazzi non andava giù che il futuro sovrano d'Olanda potesse essere in qualche maniera collegato alla Germania. No, no, un nazista, che fosse tedesco non è un problema, che fosse un ex nazista. Questo abbiamo visto era il contesto dell'Olanda degli anni 60, ed è in questo contesto di trasformazione, di ribellismo, di anarchia, di riforma sociale tout court, che nasce un altro tipo di riforma, una riforma calcistica, che adesso il buon Piero ci va a illustrare, giusto? In questo contesto sociale molto particolare, molto diversificato, nasce la controcultura, Amsterdam diventa una capitale molto tollerante. Che cosa succede? Nasce una generazione di calciatori molto forti. Però questi calciatori avevano bisogno per esprimersi al meglio, perché non sono i primi, però avevano bisogno di 2 catalizzatori per esprimersi al meglio. Uno in campo, e ce l'abbiamo, e l'altro in panchina. Immagino che abbiamo anche questo, altrimenti non... Non è vero, poteva essere anche un presidente, per quanto ne sappiamo noi. Vabbè, e chi sono questi famosi catalizzatori? Uno è Johan Cruyff. Mm-hmm. Secondo me... uno dei principali calciatori, forse il più forte calciatore europeo della storia di tutti i tempi, insieme a un altro mio amico, ovvero Ferenc Puskas, di cui abbiamo già parlato un po' di tempo fa. Sì, nella terza puntata, infatti. Ecco. E l'altro ha uno strano nome da console dell'antica Roma, però per comodità espressiva tutti lo chiamano Rinus, si chiama Rinus Michels. Mm-hmm. Johan è un personaggio un pochino particolare. Lui nasce a Betondorp, che è un sobborgo di Amsterdam, guarda tu i casi, dove sorgeva il vecchio stadio dell'Ajax, ovvero il Demer. Era proprio un destino segnato il suo. Sì, è stato la casa dell'Ajax, era Betondorp fino al 1999, quando poi è sorto il nuovo Amsterdam Arena per gli europei del 2000. L'hanno definito addirittura il Pelé bianco, per quanto lui era forte realmente, ed era quindi paragonabile, era la risposta europea a Pelé. Però attenzione, come abbiamo detto, c'è bisogno di un altro catalizzatore che sta in panchina. Lui, come abbiamo detto, si chiama Marinus Jacobus Hendrikus Michels. Tu dici, madonna mia, che nome. Che padre, hai ragione quando lo definivi come un antico console. Sì, il console dell'antica Roma. Per comodità espressiva lo chiamano tutti Linus. Lui ha una visione del calcio fenomenale. E mi spiego, se oggi in un'università mettessero l'insegnamento filosofia del calcio, potrebbero mettere lui ad insegnare. Ha
Cioè, per lui i giocatori devono essere in grado di svolgere qualsiasi ruolo. Ovvero l'attaccante deve andare in difesa, il difensore deve andare all'attacco, il terzino deve crossare. Se non sbaglio era quello che viene definito in olandese total football. Sì, esatto, il calcio totale. Il calcio totale. I risultati cominciano a vedersi. L'Ajax arriva in finale di Coppa dei Campioni. Aperta e chiusa parentesi, ricordiamoci che tra il 70 e il 73 l'Ajax ha praticamente dominato nella Coppa Campioni, dando un paio per tre anni consecutivi, dando schiaffi non indifferenti a squadre ben più titolate, quindi perché comunque c'è da dire che gli albi d'oro che c'erano negli anni 70 non ci sono oggi. Certamente, cioè, certamente. Però erano squadre. Ha comunque fatto bene anche dopo il calcio totale, l'Ajax degli anni 90, per esempio. Comunque, la prima finale che l'Ajax gioca in questo periodo qui è quella che gioca col Milan al Santiago Bernabeu, che perde però, perché comunque è una squadra più esperta, era il Milan di Gianni Rivera, che qualsiasi appassionato calciofilo italiano conoscerà sicuramente, anche i non calciofili, secondo me. Gli anni di Gianni Rivera era Gianni Rivera. Però si rendono conto tutti quanti, però questa squadra è proprio forte, ha qualcosa dentro, ma non solo lei. Tutto il movimento calcistico olandese ha qualcosa di particolare. Di fatto, l'anno dopo vinceva una squadra olandese, non l'Ajax ma il Feyenoord. Dall'anno successivo è appunto un dominio dell'Ajax. La prima finale è un passaggio di consegne, per intenderci, perché comunque ad allenare il Panathinaikos di Atene, squadra avversaria dell'Ajax, c'è un certo Ferenc Puskas. Ah, vedete. A te dice niente. Qualcosa me la dice, in effetti. Cioè, quindi Cruyff in campo, Puskas in panchina, e tu dici, boh, c'è Rinus Michels sull'altra panchina. Un confronto di filosofie calcistiche. Sì, praticamente. Però adesso non far soffrire troppo i non calciofili che ci stanno seguendo. Arriviamo al 73, quando in pratica l'Ajax dei campioni si sfalda, per ragioni che non staremo ad analizzare, e nasce però l'Olanda dell'arancia meccanica. Nasce l'arancia meccanica, e mi spiego. Sono sette concerti, sono sette partite, sette concerti sinfonici, delle quali però, a me piace sottolinearlo, la più bella è l'ultima. Perché? Raccontacela un po'. Però dura solamente 1 minuto e 18 secondi. Proprio breve. È brevissima. È strano, ma è così, è brevissima. Perché praticamente nella finale con la Germania Ovest, dopo aver allegramente superato fasi eliminatorie come se non ci fosse un domani, pareggeranno solo una partita, ma quella partita tutti se la ricordano perché Cruyff dava spettacolo con la sua Cruyff Drive. Per chi non lo sapesse, andatevi a cercare i video su YouTube perché è veramente uno spettacolo per gli occhi. Appunto. Il 7 di luglio del 1974 si gioca un'ennesima finale di Coppa del Mondo. Tra l'altro, Michele, c'è una piccola curiosità, non so se è presente, è la prima volta che c'è il trofeo della Coppa del Mondo così come noi lo conosciamo. Cioè quello che abbiamo sollevato a Berlino nel 2006. Esatto, okay, perché è proprio quello lì. Perfetto, vai. Il primo minuto contiene una vera visione di calcio michelsiana. Passo la palla e non te la faccio prendere. Sembra non succedere niente, ma è tutto intenzionale, perché poi alla fine la palla arriva a Cruyff e dopo un minuto hanno già un calcio di rigore a favore. La Germania sembra tramortita, però la conosciamo la Germania. Anche se va in svantaggio dopo un minuto, non è che molla così facilmente. Infatti, mentre gli olandesi, come fanno in molti, che giocano comunque bene, prendiamo il Barcellona di oggi, cominciano a guardarsi allo specchio, i tedeschi giocano, a metà primo tempo riescono a trovare il gol del pareggio, grazie a un altro calcio di rigore. Verso la fine del primo tempo, sull'1-1 i tedeschi continuano ad attaccare. Strana questa cosa, perché comunque l'Olanda non riesce a giocare come vorrebbe. La palla arriva al centro dell'area a uno dei più grandi bomber della storia, ovvero Gerd Müller.
che la mette dentro ed è gol, 2-1. Il secondo tempo, ahimè, realmente non si gioca, perché agli olandesi servirebbe qualcosa di diverso rispetto a quello che hanno. Cruyff è più una seconda punta, per i termini che possiamo usare oggi, non è il rapace d'area di rigore come appunto Gerd Müller o Pippo Inzaghi. E quindi per gli olandesi non c'è nulla da fare, saranno sconfitti. E insomma, anche questa, squadra fantastica, fortissima, calciatori proprio di quelli che chiunque vorrebbe nel proprio Wunder Team, sì. Ma anche stavolta il risultato a casa non si porta. No, ahimè, no. Se ci pensiamo, l'Olanda del 74 è un pochino come la ranuria di cui abbiamo già raccontato, quella del 54. È vero, tra l'altro, ora che me lo fai notare, hanno perso con la stessa squadra, con i tedeschi. Beh, come direbbe Adam Cadmon, coincidenze, io non credo. Vabbè, lasciamo che questo rimanga all'ambito di Adam Cadmon. Per ascoltare, per vivere quella squadra, ma non solo quella squadra, un po' tutto il mondiale del 74, vi direi andatevi a vedere Storie Mondiali di Federico Buffa, che ha tra l'altro lo stesso nome della nostra puntata di oggi, ma ne vale la pena, realmente starà sicuramente su YouTube il... Va bene, va bene. Grazie Piero di avercelo detto. Noi abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione anche per questa sera. Noi vi salutiamo, ci rivediamo qui con la prossima puntata del prossimo mese. Continueremo a bere ancora con nuove storie e una nuova birra, ovviamente. Salute! Salute! Thank you.